Oggi su Minecraft dovremo decidere bene se trovare un bottone e cliccarlo, perché se lo cliccheremo i nostri amici esploderanno, ma noi vinceremo la sfida. Avremo 3 arene con un tempo limite per trovarlo. Chi di noi 4 secondo voi riuscirà a trovarlo per prima? Lo scopriremo presto. Voi lasciate tantissimi mi piace, scrivete sotto nei commenti altri video che vorreste vedere. Loco, se... Facciamo così, non partiamo dalla prima, neanche dalla terza, partiamo dalla seconda, ragazzi. Ma perché? Cos'è sta roba? Queste decisioni mondiali... Bella! La c'è la presentazione, raga! Ok. House. Allora, secondo me questa volta... Ragazzi, stanno stati cattivissimi. Sapete dove l'hanno messo? All'esterno. L'avranno messo nell'angolo, in un... posto veramente indecente lì, da trovare. Io vado a guardare la sabbia, che la Birch si nasconde molto bene. Che secondo me ha fatto così. Ci ho pensato anche a questa cosa. Trovato! Non è vero. Sta mentendo. Non è vero. È un falso. L'hai trovato veramente? Ma ti pare, gato? È uno scherzo davvero? Sta trollando. Guardate dove è loco. Ricordatevelo, dov'è che sta? Dove è loco? È in casa. Ma che ne so io. È l'unico che non è con noi, però, Ah. È diventato un Cluedo. Cercate bene, dice, cercate bene dentro. A questo punto entriamo, allora. Se ci danno questo bell'indizio. Io non so se fidarmi, Non ci fidiamo. Io vado dentro. Un indizio a 6 minuti mi puzza, sinceramente. Dici? Allora stanno trollando. Allora rimango fuori a controllare. Io allora, va bene. Fai così, tu controlla fuori. Io vado a controllare dentro. Va buon. Io lo sto seguendo Nico perché sicuro me è citta. Dici che ma citta? Che citto? Ma cioè, Olix Ray. Nico si è messo in creativa. Il Nico. È vero, Nicolix Ray. Il Nico lo chiamavano. Volendo anche per i bottoni. Ma raga, ma è tipo impossibile a trovare in questo posto, raga. Però c'è questo albero che si potrebbe salire. E loro l'avranno messo tipo qua sopra. Bene. Dentro, andiamo dentro allora. Andiamo dentro. Ma se dicono dentro. Era una leva, ma non ha fatto nulla. Io penso che se dicono dentro, bisogna andare dentro. Ok, quindi mi voglo fidare di loro. No. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, come state? No, lo sapevo. Ragazzi, la chiamata. Ragazzi, guardate che sono diventato una persona diversa. Sono un robottino. Adesso vi darò l'indizio. Venite vicino a me, sono da questa parte. L'hai trovato? No, l'ho rubato una testa. Sto cercando di capire bene se c'è da qualche in qualche angolo, in qualche antro. Un bottoncino, ma che ne so, campione, ma non lo so. Ma che bella sta cosa. In realtà i bottoni sono non esistono. 4 minuti direi che ci possono dare un piccolo indizio. È dentro? Dove è dentro? In una stanza? È nel giardino? Ci state trollando? Se mi dice state trollando vuol dire, ragazzi, che è tipo... Non lo so, vabbè. Oh, ci sono anche sti buchi qua, raga, però. Potrebbe essere... Ma quanto è grande sta casa? Potrebbe essere un botto di buchi in sta casa. Non è che dobbiamo fare tipo il parkour di qui? Io so già, raga, che ci fanno. Mamma mia. Ok, da questa parte non c'è niente. Da quest'altra parte non c'è. Dici? Potrebbe essere dentro una botola, però, effettivamente. Io le sto aprendo tutte. Adesso apro tutte le botole, mo. Ok. Io lo sto facendo, ma non c'è nulla. Dentro un quadro. E poi? Io purtroppo sono uscito, raga. Ho fatto una cavolo. Ah, vedi? Ragazzo, serve. Potrebbe aver ragione. C'hai tempo. Cioè, capito? Potrebbe aver ragione Loco, raga. Strano. Un quadro? Raga, è stranissimo da dire come cosa. Però potrebbe aver ragione Loco. Porca miseria. Che ragione vuoi che abbia Loco? Scusami, Sempre ragione io, sempre. Ok, va bene. Va buono. Loco non ha mai ragione. Perfetto. Quindi non è lì. È un indizio il fatto che Loco non abbia ragione. Secondo me ha ragione. Io mi fido delle mie possibilità. Ok, va bene. Ci posso anche stare. Io voglio dire. È che la roba che dice Loco, no? Dietro una botola potrebbe aver senso, raga. Io le ho aperte tutte. Le ho aperte le botole. Tutte, Marci, le botole. Se non possono è essere. Differenza. Ci può esserci qualcosa? Non è che tipo qua? Ah, ragazzi, cosa vuoi, ragazzi? Ah, ragazzi. Serve? C'è qualcosa. Secondo me, tipo qua sopra. Dico, sei bruttissimo. Hai zitto. Potrebbe. Ma sei un fallito. Sei di spacco la faccia. Troppo. No, Marci, non ti arrabbiare con il ragazzo serve. Ma porca miseria, ma vi rendete conto cosa ha fatto? Il ragazzo sarebbe... Ma ha mentito prima ora? Ok. Secondo me ha mentito prima? Menti sapendo di mentina. Ron! Menti sapendo... Ron, dove può essere? Io ho un attacco di pane. Io vorrei chiamare per sempre, per tutta la mia vita, il signor Buddy Aronne. Aronne. Lo chiamiamo Aronne. Ci sta Aronne. Io conosco solo una cosa. È che io di là sono già stato, quindi mi sa che... Secondo me è di qua se c'è qualcosa. Il Aronne. Come sopra un albero? No, non ha...
Chi ha detto sopra un albero? Allora, diteci solo una cosa: è nascosto bene o è tipo in vista? Questo potrebbe essere un buon indizio come penso cosa. Sia nascosto. Sarà nascosto. In vista, ma nascosto. Che cosa vuol dire? Vabbè, ho capito. Questo ragazzo, banniamolo. Come fa a bannare? Slash banna ragazzo server. Dici solo se qualcuno. Qualcuno, senza dire il nome, è in fuochino. Quando fa caldo è utile. L'ombrellone. Quando fa caldo. L'ombrellone, raga. L'ombrellone. O la doccia. Il cactus, il fuoco. Ragazzi, io ho bisogno del cibo, se possibile, ragazzi server. Oppure io sento tanta bua. Ma che è successo? Raga, ha trovato il bottone. Raga, ma io prima ce l'ho passato. Ma dai. Ma non ci credo mai. Ma anch'io ci sono passato di fianco. Ma ci sono passato tipo 30 volte, raga. No, non è giusto. Un idiota. Ma sto camminando da solo. Allora, facciamo così. La 1 ce la teniamo per la fine e facciamo la 3. Ci state? Va bene, ok. 3. Ok, tipo futuristica. Bella! Oh. Ma che bella è, raga! Fantasy. Osso. È il castello. Com'è che è? Scusa. È il castello osso. Osso. Ma si può entrare in questo castello? Sì. Vabbè, adesso cerco solo l'esterno io adesso. No, io sono dentro. Questa è la volta buona che sarà dentro, vuoi vedere? Sì, ma secondo me è tipo in un passaggio segreto del castello. C'è una parte sotto del castello esterna. No, vabbè, sei serio? No, vabbè, perché la situation is veramente difficult. Oddio, mi sembrava un bottone questo, raga. Ho detto, madonna, l'ho già trovato, ho detto, invece no. Mamma mia, se tu l'avessi già trovato invece no. Ma questo bagno mi sembra un po' esagerato. L'ho trovato ancora io. Questa è una cosa ma ci sono anche delle rotaie, ma che è? Ma allora, ci sono i cannoni TNT, raga. Sono dell'avviso che in questa mappa avremo bisogno di qualche indizio. Non so cosa. Oh, ho trovato 30 smeraldi, raga. Bella casa tua. Quale raga, io ho uno stack di TNT, se volete. Guarda, sinceramente, ragazzi, se posso dirti la mia, sto a posto così. Dimmi. Il ragazzo server mi sta rapinando casa, oh. Eh? Dice, non è casa tua. Come non è casa? Non lo aiuto a casa non mia. Non è casa tua. E no, Marci, non sei tu il problema, sono io. Allora, tipo, dietro il trono. No. Dietro il trono di qua. No. Ci sono anche le serre fuori. Raga, è in cima al mondo. È in cima al mondo. Io ho trovato altri. Ma gli smeraldi servono a qualcosa? Scusate, ragazzi. Chiedo per un amico. Ma raga, ma dove può essere sto coso? Nella torre? Allora, io penso che. Vabbè, a parte che manca poco e ci danno il primo indizio. Quindi interessante. È molto, molto ben nascosto. Non è coperto. Cosa vuol dire? Questo è il primo indizio, sarebbe, scusami. Ma che indizio. Può rifondare? Non ci sono botole. Ma ti è caduto da una scala. Ragazzi, ho avuto dei problemi con delle scale, ok? Ma io la vedo. Ci sono le torri. Ok, niente porte o cose strane. Che fugli? Ok. Io ho spaccato un vetro. Vabbè, spaccare il vetro ci posso anche stare. Ok, sta creando. Grazie. Secondo me ci serve un altro indizio un pochettino più interessante, sai? Sono fuori dal castello, raga, Marcondio il mondello. Io Baddi è caduto dalla scala. Baddi è caduto dalla scala. Simpatico. Oh, vieni qua. Dentro al castello. Oh, questo è un bel indizio, raga. E beh, insomma. È enorme. Ma aspetta, inteso mura o inteso proprio castello? Penso dentro la struttura, penso. Io entro dall'altra parte. Ma raga, è enorme, è colossale. Io vado sull'esterno, ma dai. Io sono in una delle torri, ci ho messo 6 anni a salire. No, non sono ancora salito, in realtà. Dopo, spera che il camma ci aiuti. Ma quanto ci metta a salire? Oh, se vabbè, raga, c'è il Nether qua. Scusate, come c'è il Nether? In che senso? Ma non devo andare nel Nether, vero, ragazzi? Server, vi prego, ditemi almeno. Questa mancata risposta mi mette un po' d'ansia. No, dai, ti prego, il Nether no. No, ti prego, il Nether no. No, ragazzi, ditemi, non è vero, per favore. Castello. Ho capito, ma siamo nel castello. Magari il Nether nel castello, cioè nel castello del Nether. No, troppo, Marci, basta. Il castello del Nether. Ho 10 patate velenose. Ha trovato Buddy? No, mi sembrava, ma non era così. Che miseria. Molto pagliato. Il prossimo indizio a che ora ce l'abbiamo? A 3 minuti dicono primo o secondo piano. Ma ce ne sono di più di primo e secondo. Non hai capito? Quattro. Io sono in una torre e ci ho messo 6 anni a salire, loco. Il ragazzo server prova a farmi ridere con delle battute molto discutibili. Cosa vuol dire? Dicendo? No, non si possono dire. Ma in privato te le dici allora? Sì, sì, me le manda in privato. Ah, parlate pure in privato adesso. Quindi lui c'ha i consigli. Raga, 10 secondi per il prossimo indizio, sennò non lo troveremo mai. Ma tipo... sì, dai. Dai, no, non farlo. Adesso dirà, è nel piano in cui siete voi. Vuoi vedere? Sicuro. Castello principale, niente sotto. Ma Nico c'ha un ma quello non è. Non è un indizio, campione. Noi vogliamo un vero indizio. Hai già capito quello. Devi dirci dove. Tipo. Ma della spada. Sì, quello. È un piano molto acculturato. È qua. Nella biblioteca. Sì. È qua. Nella teca biblios. Ma non lo troveremo mai, raga. Non lo troveremo mai. Aia, basta, Buddy. Basta, Buddy. Basta. Vai, raga, ma è tipo impossibile a trovare. Ma infatti, ma dove certo che se la sono sentita da metterlo tipo all'inizio.
La cultura regna sovrana. Biblioteca. E fin lì. Okay. Perché mi sono cagato? Sapete che è tipo difficilissimo, secondo me? Più che altro che è di Dark Oak a sto punto. No, sì. È di Oak, secondo me. Dici no, che potrebbe essere nelle... sarebbe un casino. È inguardabile, così come facciamo? Non lo so, I don't know. Guardi tutti... Ci sono passato vicino... Adesso lo guardi, adesso lo vedi. Vicino un sacco di volte. Ultima arena a sto punto. Arena 1. Molto interessante. Molto, molto interessante. Che bella! Raga, cos'è? Vabbè, abbiamo capito che è fuori. È all'esterno, per forza. L'abbiamo capito subito perché i nostri ragazzi... Un esterno. Ah, cavolo, è vero però. Quello in mezzo era interno. Quello in mezzo è trovato quindi tu. Era esterno. No, era esterno. Era interno. Oh, mio Dio. No, campione. Raga, guardate a destra, in alto, sinistra. Ma che dici, loco? Allora, il limite del mondo. Il secondo era la reggia normalissima ed era nell'ombrello, sotto l'ombrello. Ah, è vero. Quindi era all'esterno. E quindi vuol dire che il primo era interno. Quindi questo è interno? No, raga, ma sapete che... Mi dice, Buddy, esci, io non mi fido di lui. Camminate a lato. Magari è tipo nel lato della nuvola. Acqua, un bel paio di castelli. No, aspetta. Potrebbe essere nel lato della nuvola. Ci serve, vero? Secondo me sì. Io sto guardando. Sotto la nuvola di buttati le foto per prenderlo. Sì, vabbè. Quello mi sembra un po' esagerato. È una minaccia, Buddy affoga, secondo me. Ah! Nico, guarda lì cosa c'è. Guarda che sei davvero triste come persona. Ah, Nico, c'è bisogno dopo. Ridi. Io comunque dei nostri amici un me fido, ragazzi. Dici? Io non lo so. Io mi butto nel vuoto. Ho questo presentimento che ci stanno un pochettino turlupinando, quindi... Oppure un bottone bianco esiste? È un? Un bottone bianco esiste? Sì, di quarzo. Sì, potrebbe aver messo la morte. E allora... L'hanno aggiunto, certo, bottone di quarzo. Dai, Nico, a lato? Bottone di quarzo. Abbiamo creato... Non è vero. No, vabbè, io non ho parole. Questo è un indizio devastante, raga. Quindi è per forza di fuori. No, è fuori. Ma dove può essere un bottone bianco, raga? Ma io non vedo oltre il mio naso. Oddio, potrebbe Porca essere anche dentro. Però raga, dentro non ci vanno i bottoni. Ma potrebbe essere anche dentro o fuori? Cioè, ditemi se potrebbe essere anche dentro, perché se è dentro vado su. Com'è? No, sono già all'esterno della casa, però ho attaccato la casa. Esco. Esterno. No, giusto, raga. Ma io sono sulle nuvole. Cos'è che ha detto, Loco? Che è all'esterno della casa, ma ha attaccato la casa. Ma giusto, Loco non ha mai ragione, ragazzi. Dico, andiamo a picchiarlo. Andiamo a picchiare Loco. No, dai. Io penso che questa cosa mi sia d'intralcio. Ci aiuti anche tu? Non so, io controllo anche... Cos'è? Ma Buddy, tu sei andato... È un po' daltonico. Che senso un po' daltonico? Non è bianco. Non è bianco. Ma è tutto bianco. No, ma non è bianco. Non era bianco. Ma scusa, ma... Allora, se ma non è... Raga, se non è bianco è dentro. Perché se non è bianco vuol dire che tipo è o nero o grigio o di legno. No, è dentro per forza. Non può entrare. Non può entrare in casa. Secondo me hanno fatto la cavolo. L'avete rimesso dalla libreria di nuovo, secondo me. Bisogna guardare tutto così. Guardare. Oh, no, è una lanterna, mannaggia. Raga, bisogna... Sì, sapete cosa, come bisogna... Come facciamo? Devi metterti di lato e vedere se c'è in rilievo qualcosa. Dai, buonanotte. È vero, possiamo incontrare da fuori buonanotte, dalla casa. Buonanotte, sogni d'oro. Fuori dalla casa, cosa vuol dire fuori dalla casa? Guardi dall'esterno verso l'interno. Marci archeologo. Allora, dite solo una cosa. Uno di noi tre. Non per forza io. O Loco, Marci o Nico Buddy. Potrebbe esserci vicino. Qua c'è qualcuno. Nico Buddy è loco. In casa. Ma raga, qualcuno è mai andato in casa? Io sono in casa. E non c'è niente? Non vedo niente, raga. Fochino. Ma allora non è in casa, è fuori. Fochino io. Per chi? Chi? Fochino per Buddy, secondo me. Fochino Buddy, dove sei? Non lo so, Marci. Pochino Buddy. Ma ora Buddy ancora dove? Fuoco? Buddy. Vai via. Oh, ma se non è bianco, come è fa a essere lì? È allo spawn. Fochino per Nico. Come Fochino per Nico? Nico, vai stanno, via. Questi ci stanno palesemente trolla. Nico dove? Nico è in casa. Sono al primo piano io, raga. Ma non c'è io nulla. Non ho visto solo il terzo piano, non ho visto. Vai, Nico. Non sto capendo io. Ma è in sto piano? Qua? Ma è impossibile in sto piano. Cioè, a meno che non sei buttato. Ma qualcuno è andato su? Che si è buttato? Non ho attaccato la casa. Raga, attaccato alla casa, ma non ho attaccato la casa. Infatti, sì. L'ha trovato Marci. Sì, sì. L'ha trovato Marci. No, l'ha trovato? L'ha trovato Marci. Sì. Ragazzo Serben. Ho rotto un quadro. L'ho proprio trovato. Sì, sì. Infatti, l'ho trovato. E io sto facendo finta di non trovarlo perché sono cattivo. Ma io mi ha detto. No! Infame! Infame! Veramente non ho parole. Ma dov'era? Oh. Ma dai, guarda, ero dentro io prima. Era in cima e Buddy è andato in cima e non l'ha visto perché c'era il buco che buttava giù.
Vabbò, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Da Marcio è tutto. Ciao a tutti.